Siamo al 1792 e la situazione in Francia è rapidamente degenerata. Tutto è cominciato, ricordate, nel 1789 con le richieste del Terzo Stato agli Stati Generali di Versailles, ma poi nel giro di poco tempo è scoppiata la rivoluzione, si è proclamata la fine dell'Ancien Régime, si sono fatte grandi riforme, una nuova Costituzione che è durata pochissimo perché nel giro di poco tempo è scoppiata la guerra, il re è stato arrestato e i sansculotti sono emersi come nuova forza dominante di questa rivoluzione, tanto è vero che l'altra volta abbiamo parlato di una rivoluzione che è diventata ormai una rivoluzione democratica e popolare, pur essendo partita come una rivoluzione tutto sommato moderata. Oggi andiamo avanti perché vediamo cosa accade da questo momento in poi, dal momento dell'arresto di Luigi XVI in poi, con la forza nuova dei Giacobini, con la vittoria di Valmy, con anche la ghigliottina, che inizia a mietere le sue vittime più eccellenti e più importanti. Cominciamo subito dopo la sigla. Dentro la storia, un podcast di Ermanno Scrip Ferretti. 120esima puntata. La Francia verso la Repubblica. Eccoci qui ben trovati di nuovo insieme per una ventina di minuti per parlare di storia e soprattutto, come stiamo facendo ormai da varie puntate, di storia della Rivoluzione Francese, un momento chiave della storia, certo della Francia, ma anche dell'Europa e del mondo. Momento chiave anche perché è denso di colpi di scena, di capovolgimenti di fronte, di novità. Avevamo detto proprio anche in questa premessa che si era partiti con una rivoluzione tutto sommato moderata, che voleva creare una monarchia parlamentare, ma questa idea sta rapidamente cedendo il passo a qualcosa di più radicale. E si è visto che la cosa sta degenerando quando appunto il 10 agosto 1792, l'abbiamo detto in chiusura della puntata scorsa, il popolo attacca la reggia delle Tuilerie proprio a Parigi e chiede e ottiene l'arresto di Luigi XVI, del re in carica, ormai considerato un traditore, ormai considerato uno che sta dalla parte degli austriaci, dei nemici, e che sta lavorando attivamente per far perdere la guerra alla Francia. A guidare questa rivolta, a guidare questa richiesta di novità, sono soprattutto gli esponenti di una nuova classe sociale, che fino a quel momento era stata abbastanza esclusa dalla rivoluzione, ma che adesso vuole diventare protagonista. Questa classe sociale è quella dei cosiddetti sansculotti, cioè il popolino, il popolo dei piccoli commercianti, degli operai, dei poveri di Parigi, che appunto sono tanti, sono massa ormai, e premono per scelte più radicali. Ecco, effettivamente nei mesi successivi, quando si inizia a scrivere la nuova Costituzione, quando si elegge la nuova Assemblea Costituente chiamata Convenzione, effettivamente i sansculotti continuano a essere il baricentro della situazione e iniziano anche ad avere dei referenti politici. Ricordate che abbiamo detto che c'erano già dei club che erano emersi, alcuni più moderati, alcuni più radicali. Ecco, nella Convenzione, in questa nuova Assemblea eletta nel settembre 1792, i club sono ancora presenti, ma ormai gli equilibri di potere si sono alterati. A dominare la scena, infatti, in questa convenzione sono soprattutto i Giacobini, che se la devono vedere con i Girondini. Adesso spiego cosa vuol dire e spiego anche come mai a un certo punto si inizia a parlare di montagnardi. Ricordate che qualche puntata fa abbiamo iniziato a presentare questi Giacobini, abbiamo parlato di Robespierre, ad esempio, no? Erano degli esponenti abbastanza radicali, avvocati, polemisti, giornalisti, che prendevano il loro nome dal fatto che si erano riuniti in un convento di San Giacomo inizialmente, quindi da qui Giacobini. Ma questi Giacobini in realtà avevano al loro interno diverse anime. C'era l'ala appunto dominata da Robespierre, che era molto forte, che inizia proprio in questa fase a legarsi soprattutto a le esigenze dei sansculotti, alle richieste dei sansculotti. Robespierre diventerà il primo referente dei sansculotti, ma poi c'erano anche ali più moderate, c'era ad esempio questo Brissot che abbiamo citato, e c'erano questi Girondini di cui abbiamo parlato la volta scorsa. Cos'erano questi Girondini? Erano inizialmente un sottogruppo, diciamo, interno ai Giacobini, ma provenienti dalla zona della Gironda, cioè da quelle regioni della Francia più affacciate sull'oceano Atlantico, appunto Bordeaux e zone limitrofe, e quindi erano per lo più mercanti. Ecco,
Nella Convenzione, i vecchi giacobini di Robespierre e i girondini di Brissot si spaccano, si dividono. I girondini in particolare si siedono a destra dello schieramento, quindi assumono posizioni relativamente moderate, e nella Convenzione contano circa 160 deputati. Dall'altra parte, a sinistra, invece, siedono i montagnardi, cioè sono gli ex giacobini che, dopo questa scissione coi girondini, hanno preso a chiamarsi con quell'altro nome di montagnardi. Sono radicali, sono guidati da Robespierre, che diventerà assoluto protagonista tra pochissimo, e sono circa 200 deputati, quindi più forti dei girondini, ma non tantissimo. In mezzo tra queste due ali, da un lato i montagnardi di Robespierre, dall'altro i girondini di Brissot, ci sono tantissimi deputati, circa 390 o 389 per essere più precisi, di orientamento incerto. Sono moderati ma poco omogenei, non riescono a formare un club unito. Vengono chiamate non a caso la palude. Cioè, mentre a destra ci sono i girondini, a sinistra i montagnardi, che hanno idee molto chiare e molto nette, in mezzo c'è un miscuglio indistinto di idee diverse, di moderazione, ma di gente che non sa bene dove schierarsi, da che parte mettersi, che a volte si schiera con gli uni, a volte si schiera con gli altri, e questo centro così frastagliato viene chiamato appunto palude, per farvi capire come sia anche un terreno minato per certi versi. E questa è la situazione della Convenzione che inizia a scrivere una nuova Costituzione, ma nel frattempo vi ricordo che la guerra si sta ancora combattendo, anzi la Francia era arrivata quasi alla sconfitta, vi ricordo che gli austriaci e i prussiani premevano addirittura i confini. Però dopo l'arresto del re le cose per l'esercito francese cambiano, perché intanto si buttano dentro in questo esercito, si rimpolpano gli effettivi con una nuova ondata di volontari che, infervorati anche dall'arresto del re, infervorati anche dalle novità che sembrano profilarsi all'orizzonte, si schierano per la difesa della rivoluzione, vanno a combattere, e questo esercito francese, davvero rinvigorito da queste forze nuove, riesce ad ottenere un'importantissima vittoria a Valmy contro i prussiani. E questa vittoria di Valmy diventa la svolta della guerra, il momento decisivo in cui i francesi reagiscono a questa minaccia di sconfitta clamorosa e cominciano invece a una controffensiva molto forte. Con questa vittoria di Valmy, che poi nell'immaginario francese avrà un ruolo importantissimo, i rivoluzionari dimostravano che intanto non erano prossimi a crollare, anzi, ma addirittura che un esercito formato dal popolo in armi poteva sconfiggere un esercito invece di professionisti preparatissimi come l'esercito prussiano. Ricordate che la Prussia già da tempo, già dall'inizio del secolo, esibiva un esercito che era probabilmente il migliore d'Europa per efficienza, per senso del dovere, per capacità militari. Eppure questo esercito prussiano così forte viene sconfitto da un esercito di popolani alla fine, per lo più. Popolani in armi, però animati da un forte senso di rivalsa, di difesa della rivoluzione e così via. E questo lascia ben sperare, perché sembra che i rivoluzionari abbiano dalla loro un'arma che i nemici non hanno, e quest'arma è l'entusiasmo, potremmo dire, è la partecipazione, è il voler difendere qualcosa che si è conquistato sul campo. Effettivamente la vittoria di Valmy arriva a fine settembre, il 20 settembre 1792, ma già il giorno dopo, il 21 settembre 1792, sull'onda di questo entusiasmo, delle notizie che arrivano da Valmy, dell'idea che forse la rivoluzione possa durare, la Convenzione fa una mossa fortissima, perché decide proprio il 21 settembre di dichiarare abolita la monarchia, di dichiarare finita la monarchia di Borbone e proclamare la Repubblica. La Francia smette di essere una monarchia e per la prima volta nella sua storia diventa una repubblica. Sarà la prima repubblica francese, non sarà l'ultima, perché se seguite un po' le vicende francesi sapete che ormai siamo arrivati alla quinta. Però la prima repubblica francese parte qui, il 21 settembre 1792. Ovviamente il re Luigi XVI, che è agli arresti, viene defraudato del suo titolo, non è più re, e anzi inizia poco dopo il processo contro di lui. Processo per tradimento, ovviamente, perché è sospettato di aver parteggiato per il nemico, di aver aiutato e sostenuto gli eserciti nemici austriaco e prussiano contro l'esercito francese. Si tratta di un'accusa gravissima, ovviamente, di alto tradimento, un'accusa che normalmente in molti sistemi anche odierni, ma soprattutto dell'epoca, comportava anche la pena di morte. Effettivamente durante il processo c'è grande attenzione nei confronti di queste vicende, c'è grande attenzione perché non si sa neppure
nel caso in cui il Rae venga ritenuto colpevole, quale pena gli si potrà infliggere. E si discute molto della situazione anche all'interno della convenzione di questo Parlamento che sta scrivendo la Costituzione, ma ovviamente non può non fare attenzione a queste situazioni, non può chiudere gli occhi davanti a tutto questo. E nella convenzione c'è una grande divisione, perché c'è un'ala, i girondini in particolare, che vorrebbero, sì, vabbè, la condanna del sovrano, ma vorrebbero clemenza, cioè vorrebbero che il re non fosse condannato a morte, perché sarebbe una mossa troppo radicale, troppo estrema, e quindi vorrebbero, preferirebbero probabilmente un esilio o qualcosa del genere. I montagnati di Robespierre invece sono più intransigenti, chiedono la condanna a morte. Un re che si macchia di alto tradimento deve essere condannato a morte. Ed effettivamente alla fine la giustizia fa il suo corso. Il re viene ritenuto colpevole, il re viene condannato a morte. Il 21 gennaio 1793, qualche mese dopo, ma pochi mesi dopo, ripeto, 21 gennaio 93, Luigi XVI viene portato alla ghigliottina e ghigliottinato. Cade la testa del re, rotola la testa del re. Non è in assoluto il primo caso in cui un sovrano viene condannato. Vi ricorderete che infatti anche durante la guerra civile inglese, a metà 600, gli Stuart, in particolare Carlo I Stuart, era stato condannato a morte per aver attaccato in fondo il Parlamento. Ma sicuramente, a parte l'Inghilterra, questo è il primo caso nell'Europa continentale, un caso che farà storia. È chiaro a tutti che l'esecuzione del re è uno di quei fatti da cui non si può tornare indietro, una di quelle svolte che segnano un'epoca, che segnano anche ormai un esito irreversibile della rivoluzione. Quelli che hanno condannato a morte il re e quel Parlamento che in qualche modo ha approvato la morte del re, ovviamente farà di tutto d'ora in poi per mantenere vive quelle conquiste o quelle cose che si sono ottenute, perché se tornassero i Borbone, se la guerra venisse persa, verrebbero accusati ovviamente di regicidio e simili. Quindi c'è da un lato un grande entusiasmo, perché ovviamente i sanculotti festeggiano, i giacobini, meglio i montagnardi festeggiano, ma c'è anche il senso di paura. Vedremo addirittura che in tutta Europa questa esecuzione del re desta un grande scalpore. All'inizio della rivoluzione, nei primi due anni sostanzialmente, l'Europa borghese aveva guardato con grande interesse a quello che stava accadendo in Francia, aveva anche in parte applaudito le riforme dei francesi, ma dopo l'esecuzione del re molti borghesi moderati dall'Inghilterra, dall'Italia, dall'est Europa saranno invece più cauti nel giudicare gli eventi francesi e riterranno che la rivoluzione sia andata un po' troppo oltre. Però i francesi in questo momento in realtà sono sulle ali dell'entusiasmo e vanno avanti. Infatti anche la guerra contro Austria e Prussia continua, anzi si allarga, perché dopo l'esecuzione del re la Francia si trova nuovi nemici contro cui combattere. Altri paesi decidono di intervenire, visto che questa rivoluzione rischia di espandersi e di minacciare il collo di molti altri sovrani. Perché il problema è anche questo, capite? Se i francesi ottengono vittorie militari ed espandono i loro territori, e soprattutto dimostrano di poter reggere l'urto, di poter fare quello che vogliono, perfino di poter mettere a morte un re, ogni sovrano europeo inizia a preoccuparsi, perché l'esempio francese potrebbe diventare un esempio da seguire in ogni paese. E allora contro la Francia si schierano, oltre ad Austria e Prussia che sono già in gioco da un po', anche Olanda, Inghilterra, Spagna e vari stati italiani, tutti insieme contro la Francia. Ma la Francia regge. La Francia, anzi, ha un esercito che si sta comportando molto bene, che continua a ottenere buone vittorie, sempre sull'onda di questo entusiasmo, e addirittura nei mesi successivi vengono annessi nuovi territori, conquistati nuovi territori, in particolare il Belgio, la Savoia e la Renania, che è la zona tedesca appunto vicina al Reno, la prima che si incontra dopo l'attuale Francia. Quindi i francesi non solo reggono a tutti questi nemici, non solo resistono a tutti questi nemici insieme che li attaccano, ma conquistano addirittura dei territori. Tutto bene dunque? Grande forza, ormai la rivoluzione ha preso piede? Sì e no, perché certo l'entusiasmo c'è, Parigi è fibrillante e l'esercito francese si comporta molto bene, ma ci sono regioni francesi che non sono poi così contente. In particolare è diventato emblematico un caso, ma non è in realtà l'unico, però un caso viene spesso citato giustamente, che è il caso della Vandea. Nel marzo del 1793, quindi un paio di mesi dopo, scarsi,
Dopo l'esecuzione di Luigi XVI, questa piccola regione francese, la Vandea, appunto, si ribella alla rivoluzione. Lì, soprattutto sulla spinta dei nobili locali e del clero locale, che era per lo più un clero refrattario, cioè un clero, ricordate, che non aveva accettato la cosiddetta costituzione civile del clero, lì il popolo si ribella contro i rivoluzionari. Perché questo? Ebbene, dobbiamo capire un po' come era messa la Francia all'epoca. Vi ho detto che i sans-culotti erano il popolino di Parigi e per il momento sono loro che guidano questa rivoluzione. Ma Parigi non è tutta la Francia, Parigi è una città importantissima che rappresenta una bella fetta della Francia, ma non è tutta la Francia era Parigi, dove c'erano i sans-culotti, era anche la Gironda, dove c'erano i mercanti, era anche la Vandea e altre zone del genere, dove invece la vita era molto più antiquata, zone di campagna, rurali, in cui era ancora forte intanto la fedeltà al re, ma poi soprattutto ancora la presa della religione cattolica. Mentre Parigi era una città ormai laica, per quanto tutti fossero cattolici, ma non ci si faceva troppi problemi ad attaccare i preti e i vescovi a Parigi, in campagna invece ci si faceva molti più problemi. Nelle campagne francesi si ascoltava molto più il parroco che non l'esponente della Guardia Nazionale locale, si ascoltava molto di più il vescovo che non il parlamentare che era finito a Parigi. E quindi in queste campagne non era raro che la popolazione, i contadini in particolare, non digerissero queste riforme, le pensassero offensive nei confronti della Chiesa, offensive nei confronti della tradizione, dei cari vecchi legami. E quindi se poi i nobili sapevano cavalcare l'onda, se poi il clero refrattario sapeva cavalcare l'onda, queste regioni non esitavano a ribellarsi. E questo accadde appunto in Vandea, dove scoppiò una sorta di guerra civile e dove per mesi se non anni i capi rivoluzionari fecero una gran fatica a riprendere il controllo della situazione. Segno che non tutta la Francia era la parte dei Giacobini, dei Montagnardi, dei Girondini, che la Francia è spaccata in realtà, però per il momento il potere ce l'hanno i rivoluzionari e a parte la Vandea, a parte qualche altro caso simile, la Francia cammina in una certa direzione. Le cose però arrivano presto di nuovo a un punto di svolta, soprattutto tra la primavera e l'estate del 1793. A smuovere le acque sono ancora una volta i sans-culotti, che sembrano davvero avere il pallino in mano, con le loro richieste sempre più esigenti, sempre più radicali, e con la loro scarsa capacità di mediazione. I sans-culotti sono un popolo arrabbiato, e quando il popolo è arrabbiato voi sapete bene che i compromessi diventano difficilissimi da fare. Cosa accade tra la primavera e l'estate del 93? I sans-culotti vogliono mettere fuori gioco i girondini, perché ormai la situazione è questa nella convenzione. Da un lato ci sono i montagnardi di Robespierre che vogliono cavalcare l'onda, che vogliono nuove riforme, che danno ragione ai sans-culotti. Dall'altro ci sono i girondini che invece frenano, dicono andiamoci calmi, andiamoci piano, tutte queste riforme sono forse eccessive. E chiaramente i sans-culotti trovano quindi i loro nuovi nemici nei girondini. Effettivamente riescono, con una serie di proteste, di azioni anche di forza, a far arrestare i girondini, che nel giro di pochi mesi vengono messi tutti agli arresti, e di fatto ormai il potere passa completamente nelle mani dei montagnardi. Montagnardi che anzi da questo punto in poi, fatti fuori i girondini, inizieranno a farci chiamare di nuovo giacobini, col vecchio nome, perché ormai l'altra componente dei giacobini, quella girondina, è stata completamente esautorata. Ecco, questi montagnardi barra giacobini ormai hanno un potere completamente nelle loro mani, ormai possono governare da soli e infatti lo fanno. La convenzione, infatti, questa assemblea che sta scrivendo la Costituzione, decide di creare una sorta di nuovo governo che possa guidare tutta la situazione. D'altronde, ricorderete che prima c'era creato un Parlamento che aveva il potere legislativo, ma il potere esecutivo era stato affidato ancora al re nella prima Costituzione. Ora che il re non c'è più, ora che non c'è più la monarchia e che c'è una repubblica, chi detiene il potere esecutivo bisogna creare, in fondo, un governo. Questo poteva essere anche legittimo. Questo governo che viene creato viene battezzato Comitato di Salute Pubblica, però. Perché? Perché è un comitato a cui vengono dati grandissimi poteri, larghissimi poteri, non quelli che di solito ha un governo, ma quasi quelli da governo emergenziale, da governo che ha i pieni poteri, perché deve
preservare la salute pubblica, sembra dire, in un momento particolarmente grave di guerra, di conflitto, di rivolte anche interne. Questo Comitato di Salute Pubblica è formato da 9 membri che sono tutti scelti all'interno della Convenzione, ma a guidarlo è fin da subito un leader che ormai è il vero capofila di questa rivoluzione, il capo dei Giacobini, cioè Maximilien Robespierre. Questo Robespierre guiderà per circa un anno questo Comitato di Salute Pubblica e trasformerà la Repubblica appena nata da Repubblica, apparentemente iperdemocratica, di fatto in una dittatura. Il Comitato di Salute Pubblica agirà infatti come un organismo coi pieni poteri, come vi ho detto, arrestando, mandando a morte in maniera quasi indiscriminata tantissime persone. Si passerà cioè a quella che gli storici ancora oggi chiamano la dittatura giacobina. Ora, di questa dittatura giacobina e dell'esito, della fine anche di Robespierre, parleremo meglio la prossima puntata, perché per oggi, come vedete, il minutaggio è già abbastanza importante, ma intanto mi interessava farvi capire come si arriva a un certo tipo di evoluzione, anche a un certo tipo di, possiamo dire così, estremismo verso cui la rivoluzione si sta gettando. Però per oggi, ripeto, abbiamo detto già abbastanza. Vi ricordo che il podcast potete ascoltarlo su tante diverse piattaforme, su Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, Castbox, iHeartRadio, Spreaker, Audible e YouTube. Ma su queste piattaforme, se volete, potete ascoltare anche il podcast gemello che va invece dentro alla filosofia. In più vi ricordo che se vi interessano la storia e la filosofia più recenti, potete cercarmi anche su YouTube come Ermanno Ferretti oppure come Scrip, e lì trovate diverse centinaia di video che spiegano ogni fase storica e filosofica. In più, vi ricordo che se volete rimanere in contatto, sapere quando escono i podcast, quando escono i video e tante altre iniziative, potete seguirmi sui social network, Facebook, Twitter oppure Instagram, dove mi trovate come Scrip, oppure potete abbonarvi alla newsletter settimanale e gratuita che trovate andando all'indirizzo internet ermannoferretti.it. E con questo direi che ho detto tutto. Ci vediamo presto, anzi ci sentiamo presto, per andare avanti con la rivoluzione, vedere cos'altro accade, poi per tante altre lezioni di storia qui e di filosofia nell'altro podcast. Ciao, alla prossima.